cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. Diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Beati gli operatori di pace. Operatore di pace è chi condivide le vere ricchezze, quelle di Dio. Primo tesoro di Dio e nostro è Gesù. Operatore di pace è chi apre e aiuta ad aprire le porte a Gesù. Questi è beato, cioè vicino a Dio, già nel suo cuore. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché quando siamo in pace con te e con i fratelli, ci fai sperimentare la tua gioia. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, è così difficile pensare al tuo Signore, parlare con Lui e tenergli compagnia? Figlia mia, è un Dio che si è dato a te, è in te, alla porta del tuo cuore. Tu li apri quando gli parli, quando lo guardi e lo ascolti, e allora lui viene per stare con te. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione, quindi per mezzo di intercessione del Beato Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà. Ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato ogni infermità spirituale e corporale. Arricchita e abbellita di ogni bene per tu sia la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù, ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti il santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre.